giustamente bisogna presentare quello che è il motore ritmico del gruppo a questo punto. Alla batteria il signor Mirko Pirdo Pellati, e alle percussioni il signor Fred Forneri. Un enorme applauso. Anche un signor basso, il basso di Goffredo Picchio Bagnoli. Thank you.
Un grandissimo applauso ai Black and Brown che chiudono questa quarta, questa terza rassegna, questa quarta serata della terza rassegna. Grandi, bravo Picchio, bravi tutti, veramente avete portato il funky, avete funkizzato Riccardo Roncagli, avete funkizzato Calderara di Reno, mai più la nebbia, dice. Speriamo, vi chiamiamo tutti gli anni. Ok. Bene, chi vuole comprare il CD dei Black and Brown alzi la mano, ne abbiamo poche copie e quindi prenotatele. No, io no, voi me lo regalerete, mi auguro, dopo questa splendida serata. Ok, volevo approfittare prima che voi andaste via per salutare, anzi ringraziare tutti i volontari della Proloco, quindi Vanni Pancaldi, la Patrizia Dellini, Fabio Zanaglia, lo staff tecnico che ha fatto veramente una marea di foto e di video, Marco Vaccari, Nicola Quercia-Grossa, Mauro Vastelli, il service audio Daniele Trezza, si sente benissimo, merito suo, il tecnico Luci, Pino Lancellotti. Vi do anche una notizia in anteprima: a febbraio aprirà un locale il nostro amico Pino, oltre che essere bravo a fare il tecnico Luci, aprirà un locale qui alle ex poste, quindi ci farà musica a Calderara, quindi partecipate, è una news, in bocca al lupo. Quindi grazie a Orazio Pavignani per il suo impegno per il recupero fondi, per gli sponsor. Un ringraziamento veramente a tutti quelli che hanno partecipato a questa rassegna e quindi arrivederci e speriamo di vedervi veramente così in tanti e così pieni di entusiasmo alla prossima edizione. Ciao a tutti, buonanotte. Black and Brown. Un saluto anche ai vicini di Calderara.